Buongiorno. Buongiorno. Siete mutate o siete smutate? No, siete mutate, siete smutate. Smutate. Sì. Smutate. Ah, recording, sta pure registrando, vedi che figata. Miriam invece si è mutata da sola, no, è smutata. Ma se io lo vado a fare fuori al balcone? Puoi fare quello che vuoi. Ma sì. Ma ciao Silvia Petrella! Allora, direi di aspettare qualche minuto. Se vedo qualcuno che non conosco, no, vi conosco tutte. Michela potrebbe essere la Michela Ferretti? No? Dov'è? Che non vedo la faccia. Ah, non ti vedo più. Io ti vedo. Ah, ecco. Ah. Cioè, tu praticamente mi vedi quando io parlo. Ah, ok. Credo, Vedo solo quattro persone per volta. Però c'è una freccetta sulla destra o sulla sinistra che ti fa scorrere la barra. Tipo sotto. Corre per quattro. Ciao Jezabel, ciao Benedetta, ciao Michela, ciao Miriam, ciao Huawei. Chi sei Huawei? Huawei. Chi sarà Huawei? Vieni qua, che stanno facendo? Amore, chi è? Patatini! Ciao Patatino! Ciao Michela! Allora, Vittoria, vediamo chi è Vittoria. Adesso posso vedere quello che facciamo. Vediamo se vediamo altre persone. Io lo faccio. Michela, vedete qualcun altro? Io vedo te, Elisa. E poi vedo una serie di ciao, vedo una serie di signore in giro, ogni tanto compaiono. Signore, te menano appena escono di casa che le chiami signore. Ah, 18 anni tutte signore. Ragazze. Silvia, adesso vedo Silvia. Ciao, Shantian. Ciao. Allora. Vittoria. Io direi di aspettare qualche minuto, ma proprio qualche, perché se c'è qualcuno di nuovo, cioè che non ha mai praticato la risata, magari gli do... Tipo io? Oh, la Gabriella! Ciao Gabriella! Che piacere! Ciao, anch'io! Ma già stiamo nel video, siamo qua. Non vedevo l'ora! Tutte le persone che fanno insieme a noi questa cosa, che adesso ce la spiega Elisa. Ehi, hey, tu come ti chiami, principessa? La contea? Marilu? Sì. Marilu, ma che nome bellissimo! Hai sentito che ti parla? Questa signora è Gabriella. Ciao! Silvia con una ragazza. La ragazza è Shanti. Ciao, Shanti. Ciao, Shanti. Ciao, Shanti. Valentina, eccola qua, la Valentina con la sua felpuzza. Quanti siamo? Ma non lo so, perché non so se c'è, ah, c'è scritto, sì, siamo 13. Ah, che bel numero benaugurante. Vabbè, si comincia, no? Siamo 13, io sì, direi che sono le 12:48, potremmo cominciare al limite le persone. Ciao Simona Tagliani. Ciao. Ciao. Allora, ciao. Non poteva che essere 13 il numero. Ciao Elga, ciao. Che gioia. Allora, per quel paio di persone che non hanno mai praticato la risata libera, incondizionata, volontaria, yoga della risata o quello che è, do due piccolissime indicazioni. Su quello che faremo. Allora, praticare la risata libera è semplicemente praticare la risata come un esercizio fisico, un esercizio. Quindi noi ridiamo sostanzialmente senza motivo.
E qualcuno si chiederà, ma come faccio a ridere senza motivo? È semplicissimo, 1, 2, 3 ridi, ok? Ci sono degli accorgimenti che aiutano, se uno accetta l'idea, diciamo filosoficamente, l'idea che questa cosa sia accettabile e fattibile, esistono degli accorgimenti che permettono di ottenere questa cosa molto facilmente, molto rapidamente. L'accorgimento più efficace, la tecnica in assoluto più efficace di tutte è semplicemente, adesso vi vediamo se riesco a silenziarvi un secondo, no, non ci riesco, non fa niente. Dobbiamo farlo noi, possiamo no, togliere... No, lo potevo fare io, ieri mi è apparso e c'è un sistema meraviglioso per cui tu hai un comando che dice silenziameli tutti. Ah, che bello così! Voi vedete, no. Adesso vedete tutti quanti? Come no. Galleria? No. Ah, no. Sì. Allora, se andate in alto a destra, questo è molto carino, se andate in alto a destra c'è una griglietta a quadretti e c'è scritto Gallery View. Ti permette di vedere praticamente... E lo schermo con tutti i quadrettini delle persone. Tutte le... Hai solo te lì, che hai fatto hai creato la zoomata. Ok, allora vedo Valerio, poi vedo 8989, chi sei 8989? È Simone! È Simone! In alto a destra, poi c'è una stanza con tante cose, Vittoria, c'è una mano di Vittoria, una cucina. Sì, non so perché non prende me, ma prende di... Perché devi rovesciare forse lo schermo. Allora, dicevo, la tecnica... Metti in traslogo anch'io, quindi vedi un po'. Questa era una cosa più bella, però. Niente. Io sto cercando quella roba per silenziarmi, ma non ce l'ho. Non fa niente. Vediamo, forse l'ho trovata. No, vabbè, non fa niente. Allora, dicevo, il sistema in assoluto più semplice, ok? Per aiutarci a ridere senza motivo è la tecnica... Marilu! È la tecnica inspiro, trattengo, rido e funziona così: uno inspira, tengo non sono capace. Sì, che sei capace, siamo tutti capaci. Proviamo a farlo tutti insieme. 3, 2, 1, inspiro. Tengo. Ah, c'è qualcuno che è bloccato, tipo forse la Patrizia. Riproviamo, poi mi fate sapere se c'è qualcuno che ha difficoltà, lo proviamo un altro paio di volte. 3, 2, 1. Ah, che lui si toglie dal video. Allora, 3, 2, 1, inspiro. Allora, faccio una domanda ai meno pratici. Quelli che sono meno pratici, come si stanno trovando? Io bene, puoi immaginare. Ma tu sei, come si chiama? Eri già in linea. E lei invece? No, non riesco. Amore, come non riesci? Aiutiamo Eleni. Allora, tutti insieme. Eleni è una mia amica di Perugia.
che va a fare le passeggiate. Ciao. Ciao a tutti. Non vi vedo, mannaggia. Mannaggia, allora aiutiamo tutti. Eleni, che non riesce a ridere senza motivo. Allora, intanto chiedo l'intervento di Miriam Risson. Miriam Risson, ci sei? È muta. Scusa, stavo cominciando a cucinare, non volevo disturbare. Allora, senti Miriam, ascoltami, ce l'hai un minuto? Sì, va bene. Ok, allora ascoltami. C'è Eleni di Perugia. Ho sentito che non riesce a ridere. Lo chiedo a Miriam perché Miriam ha già esperienza di risate su Zoom o su Skype o su... insomma. Ok, allora io vi invito intanto a inspirare perché per rilassarci, inspirare e poi fare... rilasciate la tensione. Ok. Ok, lo facciamo tre volte. Quindi inspiriamo e rilasciamo. Inspiriamo e rilasciando con la vocale A, va bene? Ok, dacci il via. Uno, due, tre, respiriamo. Rifacciamo un'altra volta. Inspiriamo. Questa volta bene, seconda tappa, inspiriamo, quando facciamo uscire la A, la facciamo uscire in sequenza, tipo vi faccio vedere. Sei bloccata. Va bene? Ok. Ti riesci? Dacci via. Tre volte. 3, 2, 1, inspiriamo. E questo, Marco? E se ridete va benissimo, va bene? Facciamo la seconda volta. Facciamo la terza volta. Ispirate. Ma però la smutati. E ora possiamo fare molto bene, molto bene, molto bene, yeah. Molto bene, molto bene, molto bene, molto bene, yeah. Yeah. Aspetta che chiamo un assistente, eh? Un attimo, mi devo mutare perché devo fare cuocere le patate, scusatemi. Allora, questo è il mio assistente, ve lo ricordate? Lui è Fleteri, che faceva la pubblicità della Levi's negli anni 90. 98 forse. Allora, adesso che abbiamo caricato i polmoni, ciao, ciao, i polmoni e il diaframma, Eleni, hai imparato a ridere senza motivo? Vabbè, un pochino meglio, dai. Un pochino meglio. Allora, sì. Aiutiamo tutti Eleni e adesso rifacciamo quello che abbiamo fatto all'inizio, e cioè inspiriamo, tratteniamo e ridiamo. Mi faccio inspiro. Oh,
Ciao Maria Osilia, ciao! Eccomi! Allora, io faccio questa proposta, siamo in 16. E chi è questa persona qui? Ah, era Elga che si era girata. Siamo in 16, gran parte dei quali sono professionisti della gioia, quindi o istruttori di yoga della risata o istruttori di Joy Motion. Invito a turno chiunque lo desideri, desideratelo, mi raccomando, a proporre un esercizio o una modalità per aiutare tutti gli altri a farci qualche secondino di risata. Chi comincia? Molto bene, molto bene. Molto bene. Allora, posso fare? Oh, ecco qua, reduce dall'incontro con Madame Cataria di ieri, mi spiace Elisa, pensavo che Laura ti avesse mandato il link, se no sicuramente te lo passavo. Niente, allora, una delle risate belle e interessanti è quella, iniziamo con lavarci le mani, ok? Quindi prendiamo le nostre mani e andiamo il rubinetto e cominciamo. Sì, questo ci piace molto. Quanti secondi? 20, facciamolo per 20 secondi, come dice il ministero. Vai, Maria Ausilia, faccela ripartire per 20 secondi. Finisci il tempo? Sì, vai. Bene, tra le ditine, i pollicioni, come dice il capo. Avete presente Robert Rives, che ogni tanto ve lo nomino nelle mie formazioni, è un collega di Inghilterra, credo, e che ha fatto quel bellissimo video con tutte le risate, le 40 risate fondamentali, che io di cui mando il link, insomma, alle persone che fanno i miei corsi, così se le possono ripassare. Rives è uno veramente ganzo, e ha fatto un video l'altro giorno. Lui è un mimo, è un attore, insomma, c'è un sacco di competenze. E ha fatto un video nel quale insegnava come non toccarsi la faccia. Ok? Perché non ci dobbiamo toccare le labbra, il naso, ecco. E quindi, un po' come la risata della stretta di mano con la scossa, ok? Potremmo provare a fare una risata in cui facciamo per toccarci la bocca, il naso, gli occhi e poi subito indietro e ridiamo. Ce la facciamo? Vai! 3, 2, ciao Laura Gioia! 1. Ciao Elisa! Ciao a tutti! E ciao a tutti, ciao patata! Allora proviamo 3, 2, 1... Allora, il ministero
detto che noi non ci possiamo toccare gli occhi, il naso e la bocca, però stai su tu, però ci possiamo toccare le orecchie, giusto? Qualcuno di voi la famosa risata Danilo, per chi non la conosce, la risata Danilo si fa così. Si prendono i ditini, è una delle risate più belle della storia della risata libera. È inventata da Danilo, mio amico di Malta. Prendono i ditini e si mettono nelle orecchie, ma non dentro al buco, sopra questa cosina che ci abbiamo qua, e si comincia a ridere pingiando e rilasciando continuamente. Quindi 3, 2, 1... Allora, la risata Danilo è una risata fighissima, la potete fare quando volete, potete toccarmi le orecchie perché quelle avete che ce le possiamo toccare, ed è una cosa bella che ci dà l'impressione che ci siano tante persone, che ci sia un sacco di gente a ridere, no? È bellissima la risata Danilo. Ciao Danilo, perché non sei qui oggi? Vabbè, verrà domani. Invece vediamo la Silvia Petrella. Silvia Petrella. Possiamo fare la risata dello starnuto, Petrella, facci la risata dello starnuto. Nel gomito. Nel gomito. Ok, anche lui, anche lui. Nel gomito. Come si fa? La devi indicare. Ok, dacci il via. Tu che hai imparato anche tu, dov'è la bambina? Dov'è Marilu? E sento che urla come un ognù. C'è qualcuno che urla come un ognù. Allora, la Silvia Petrella, Simona Tagliani. Arrivo! Arriva! Dov'è? Simona, contributi. Eccomi. Io, memore che ieri era il mio compleanno. Auguri! Buon compleanno! E tra poco sarà il compleanno di Elisa. Ah, bene. E dopo ho la candelina da soffiare. Una candela da soffiare, ok, faccela vedere com'è. Oh. Infuriamo. Sì. E poi quando soffiamo sulla candelina ridiamo. 3, 2, 1, io spiro. Cosa fa Laura Gioia? Laura Gioia, cosa fai? Quindi siccome io ne faccio 51 il 8 marzo in questa chat, faremo 51 spegnimenti di candeline. Credo che esauriremo tutti i 15 minuti. Ok. Chi vedo? La Jezabel, c'hai qualche idea? Facciamo quella del metro in piccolo.
Ok, dici com'è. Ok, datti il via. Sai cosa mi fa venire in mente? Che noi dobbiamo tenere un metro di distanza. È un metro. Facciamo il metro grande. Allora, quando andiamo, quando usciamo solo per fare la spesa e comprare i farmaci e non per fare le passeggiatine e per andare a, a come si chiama, a fare delle cose inutili, andiamo in giro così. E poi faccio la risata del metro per capire a quanta distanza dobbiamo stare dagli altri, che non ci stanno in giro. 3, 2, 1... pensa tutti quanti così in giro, abbraccia l'altro. Dall'altra parte, di qua, 3, 2, 1. Molto bene, molto bene. Yeah! Allora, gioie belle, come state? Bene. Simone, come stai? Simone è bloccato, ero curiosa di sentire la voce di questo, di questo esserino con gli occhiali, sente, va bene. Che stavi dicendo, Valentina? Come si fa? Non mi ricordo quella là, così, così. Allora, la risata della discussione del perdono. Voi, per esempio, potreste, affacciandovi alla finestra, vedere delle persone che passeggiano senza motivo per strada. Allora, invece di dirgli meglio mulia quanto sto io fufone mulia caduto con, amorevolmente le rimproverate con Cecchino, perché non si va in giro per strada almeno fino al 25 marzo, poi vediamo. E si fa così, 3, 2, 1. Se quello è uno che fa lo yoga della risata o qualche altra pratica di risata, magari avrà intercettato la risata del scusa, 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 non lo faccio più, che è così, 3, 2, 1. E voi mi direte, fatto niente un cazzo, a casa devi stare. Però vabbè, 3, 2, 1. Fai la risata della, del permesso di circolazione, ok? Ok. Abbiamo in mano il nostro permesso di circolazione, sì. Ci fermano, sì. E quindi è... Stop. Ok, perfetto, brava. E poi ti dicono no signora, non vale più quel permesso lì, c'è stato un decreto stanotte alle 3, non l'ha letto? C'è quello nuovo. 1.200 euro di multa da 3 a 36 anni di reclusione. A questo punto si può discutere in gibberish. Secondo me ti portano in quarantena, sai? Comunque.
Allora, gioie belle, è passata una mezz'oretta, ci vediamo domani? D'accordo. Sì. Ti mandiamo tanti baci virtuali? Sì. Grazie. Grazie. Ciao. Ti facciamo l'ultima risatina mentre tutti se ne vanno. 3, 2, 1, ciao! Ciao a tutti! Ciao! Ciao! Chi vuole, questa sera alle 18.30 io mi collego con quelli del Club della Risata nostro, libero. Chi vuole collegarsi, metto il link sul gruppo, così si ricollega anche stasera alle 18.30. Metti il link. A meno che non abbiate impegni, dobbiate uscire. io pensavo di andare a fare un giro in cucina. Sappiamo più. Bellissimo quello. Allora, col tuo permesso, il link che metti sul gruppo lo metto anche in un commento del mio post. Sì. Così chi lo vede può eventualmente collegarsi anche alle 18. Ok, però io il link lo lancio giusto qualche minuto prima. Non, quando apro la camera lo lascio, cioè un 5 minuti prima lo attivo. Va d'accordo? Benissimo. Scusami, ma è su Facebook o su Zoom? È su Facebook o su Zoom? Su Zoom. Su Zoom. Ok. Alle 18.30. Ciao Marilu! Ciao! Ciao! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao! Come si fa a uscire qua? Skip meeting. Ah, live, trovato. Grazie, ciao. Ciao patati. Ciao.